solo precisare che io sì, ho iniziato a prendere in esame la discussione con la rappresentanza delle commissioni, tant'è vero che facevo una riunione in cui la dottoressa Fasciano ci relazionò, ci fece vedere dei vari pareri, la dottoressa chiamava la commissione, e la riconvocai di nuovo appunto per fare dei passi in avanti, e solo che i due rappresentanti del PD non c'erano, non vennero, e quindi decidemmo di inviarle, di condiscuterle, perché comunque per rispetto anche dell'opposizione volevamo che c'erano anche loro per discutere su questo punto. Poi c'è stata l'urgenza della sicurezza e proprio ieri ho fatto la commissione sulla sicurezza, ma non perché ho messo non voglio trattare quell'argomento, voglio ben precisare questa cosa. Allora, grazie consigliere Sedamenti. Non volete affrontare la questione da parte di questa maggioranza in palese, poiché io le citai la nota del Ministero nel dicembre del 2011, oggi è maggio, non penso che abbiate convocato due commissioni in 5 mesi, perché se andiamo di questo passo tra commissioni che vanno deserte e commissioni in cui comunque non si affrontano i problemi, per forza di cose non si riesce ad affrontare alcun tipo di problematica. Tra l'altro ricordo che le commissioni non è che vengono convocate con un unico punto all'ordine del giorno, possono essere anche 2 o 3 punti, e le ripeto Presidente che lei dovrebbe farsi garante di quelli che sono i rispetti dei diritti dei consiglieri, non di qui a divenire, ma immediatamente quando glielo ho detto, non farlo rappresenta una grossa mancanza da parte sua, ed è per questo che prima di entrare nel merito io vorrei che venisse messa ai voti, tenuto presente di questa nota del Ministero che già vi ho citato in precedenza anche oggi, il rinvio di questo regolamento all'interno della Commissione. Quindi prima di entrare nell'esame dell'emendamento, tenuto conto del senso di responsabilità da parte di tutti i consiglieri comunali per poter quindi discutere nel merito e in maniera approfondita ogni emendamento che ho da fare a questo regolamento, di discutere in Commissione. Innanzitutto sto chiedendo quindi di mettere ai voti questa cosa in maniera magari facendo affidamento a quello che è il senso della nota del Ministero che dice che le commissioni devono essere allargate anche ad altri consiglieri. Purtroppo se le commissioni oggi vengono svolte senza garantire il rispetto della legge, non riesco a comprendere quale tipo di legittimità possono avere. Grazie consigliere. Poi i consiglieri intervengono a loro, prego. Allora, prima di passare alla votazione della presentazione delle video riprese, dove il consigliere Scotto ha espresso con chiarezza tutti i passaggi che ho risvolti in commissione, dobbiamo fare un attimo, ragazzi, se non possiamo continuare a dire cose inesatte o improprie. Ci siamo riuniti come prima commissione dove siamo accusati sempre da qualche fonte politica, una volta di essere assenteisti, una volta di venderci per 20 euro, giusto per capire quanto è il gettone di presenza. Quindi iniziamo a dire verità. Per quanto riguarda questo argomento molto importante e serioso, dove abbiamo anche la risposta del Ministero deve essere ben interpretata, ci siamo già riuniti diverse volte con la presenza della dottoressa Basciano, che ci hanno comentato facendo delle ricerche attente, quindi ci siamo incontrati una volta, quindi ci siamo rincontrati e ci ha dato il materiale, poi ci ha dato del tempo per poterlo studiare, perché poi in effetti queste commissioni, diciamo, non è che come Consiglio Comunale si fanno a porte aperte, dove molti rappresentanti vengono ad ascoltare i lavori della commissione e sono comunque presenti, e credo che qua non interessi sicuramente generalmente la presenza. Con questo cosa voglio dire? Che la penultima commissione eravamo presenti io, il consigliere Scotto e il consigliere Rodriguez, per motivi importanti, se non si è consigliere, ma si è bloccato a Napoli per la pioggia, per il traffico, non mi ricordo, e il consigliere Schiavo ebbe un imprevisto. Per correttezza, anche se abbiamo votato un regolamento che bastano 3 persone per dare una maggioranza di età alla commissione, noi abbiamo ritenuto e c'erano anche dei cittadini, non mi ricordo, mi sembra Alessandro Parisi, il figlio della Comando Berlino, ma ricordo a caso, non lo sbaglio, sono sempre presenti, decidemmo per rispetto della minoranza di aggiornarci. Poi c'è stata l'emergenza sicurezza e abbiamo ritenuto opportuno, consigliere della Regione, incontrarci ieri mattina a discutere di un grosso problema, che non è che questo sia di rilevanza importante, ma sicuramente se lo metto sul piatto della bilancia
mi interessa e mi preme molto di più avere un incontro con il maggiore dei carabinieri, con il comandante, e chiedere un incontro urgente in prefettura per aumentare le forze dell'ordine sul territorio. Ma giusto per chiarezza. La ringrazio. Quindi consiglieri di capire qual è la loro volontà. Grazie Presidente. No, prima di capire la volontà io vorrei capire qual è invece la volontà del consigliere della regione, perché vale di capire che se non si mette in atto mano a quello che è la rimozione di tutte le commissioni, quindi quella avrà l'opportunità evidentemente di far parte a questa commissione, potrà presentare gli emendamenti, ho capito bene, perfetto. Allora voglio dire, c'è una contraddizione di fondo, perché da un lato lamenta quotidianamente e perennemente che c'è una, come dire, un lassismo su certi argomenti che purtroppo non vengono portati avanti, dall'altro lato quando vengono poi portati all'ordine del giorno, tra l'altro un argomento tanto voluto da lui in più occasioni, lo vuole rinviare, cioè mettiamoci un po' d'accordo, se andiamo di fretta o, insomma, oppure dobbiamo accelerare o decelerare. Non è che possiamo fare il destino su un consigliere comunale, cioè non è che possiamo andare avanti perché insomma sono illegittime queste commissioni che stanno sino ad oggi, non sono illegittime, se tu richiedi illegittime c'è un tribunale che deve ricorrere e quindi le fai rendere legittime, cioè usiamo un po', voglio dire, quello che è la legge, non è che possiamo sempre pensare che c'è un Vangelo da una parte e un diavolo dall'altra, voglio dire, quindi per quanto ce lo faccia. Per quanto ci riguarda, noi riteniamo che la maggioranza riteniamo che la Commissione abbia svolto un lavoro proficuo attentamente, quindi anche con impegno, e quindi riteniamo di portare a votazione questo argomento in questo consesso. Grazie. Grazie consigliere.